Molte fra le più belle isole italiane hanno origine vulcanica. Stromboli, Lipari, Vulcano e poi Linosa e Pantelleria sono figlie di giganteschi e violenti vulcani che hanno costruito nuovi territori con esplosioni di fuoco, colate di lava, nubi di cenere, piogge di lapilli. Alla loro nascita, queste isole erano mondi minerali, dove non c'era spazio per la vita. Montagne di rocce e sabbie nere, brune e rosse, arse dal sole che si levavano da fondali marini profondi e bui. Ma poi, piante e animali coraggiosi hanno colonizzato la lava ormai fredda. E poco dopo sono arrivati gli uomini che ancora oggi lottano contro il vento e il fuoco della terra per trasformare le isole vulcaniche in giardini lussureggianti. Le isole Eolie sono nate dal fondo del mare, a seguito di un'intensa attività vulcanica. Non hanno mai avuto contatti con altre terre emerse. Qui il mare è molto profondo, 2000 metri e più, e questi coni vulcanici si alzano dal fondale, emergendo fino a quasi 1000 metri fuori della superficie. Salina è la quota più alta, quasi 1000 metri di altitudine, ma anche Stromboli laggiù è molto alta. Tutte le forme di vita che ci sono, piante, animali, sono arrivate da sole. Molte si sono sicuramente estinte, alcune sono rimaste e sono riuscite a colonizzare questo territorio. Poi l'uomo chiaramente ha portato anche altre forme di vita, ma gran parte della fauna qui presente è composta da specie indigene, arrivate appunto con le proprie forze, con le proprie capacità, anche con il caso. L'evoluzione della vita nelle isole rappresenta uno dei capitoli più affascinanti della biogeografia, la scienza che studia la distribuzione degli organismi sul pianeta. Dal suo punto di vista, le isole possono essere classificate in due categorie principali: le isole continentali e quelle oceaniche. Le prime un tempo facevano parte di una terra più grande, da cui sono rimaste separate a seguito dell'innalzamento del livello del mare o dei movimenti della crosta terrestre. Per esempio, l'isola di Lampione, nelle Pelagie, fa parte della piattaforma magrebina ed è abitata dagli stessi rettili che vivono in Tunisia e da altre piante e animali che vi dimoravano prima che si separasse dal continente africano. Le altre isole possono essere definite oceaniche, anche se si trovano in mari piccoli e chiusi, come il Mediterraneo. Fra queste c'è Linosa, che pur appartenendo alle Pelagie come Lampione, ha un'origine completamente diversa. E ci sono anche le Eolie, le isole del vento.
Queste isole sono nate dal fondo del mare a seguito delle eruzioni di vulcani sottomarini. Per questo, all'inizio della loro storia, erano vergini, come la superficie della Luna, e solo con il tempo sono state colonizzate dagli organismi che vi sono arrivati superando tratti di mare più o meno ampi. Come ha fatto questa coccinella? La coccinella è un insetto minuscolo, con due piccole ali che la sostengono per voli brevi e incontrollabili. Ma se viene catturata da una folata di vento, può viaggiare in aria per decine di chilometri prima di atterrare. Queste sono scese nel luogo sbagliato, sulla cresta dell'isola di Vulcano, dove non ci sono piante, tantomeno afidi dei quali possano nutrirsi. Possono solo sperare di riprendere il volo e di atterrare in qualche luogo più verde. Se lo meriterebbero, perché hanno già coperto in volo almeno 12 miglia, la distanza che separa l'isola di Vulcano dalla costa siciliana. L'ultima grande eruzione di Vulcano si è verificata nel 1890. Quindi queste rocce hanno avuto più o meno 125 anni di tempo per riempirsi di piante e di animali. Ma a quanto pare non è successo molto. I tempi della colonizzazione sono estremamente lenti, perché le difficoltà che piante e animali devono affrontare sono molte e quasi insormontabili. Eppure, prima o poi, la vita prende piede. È un regno minerale, con l'aria satura di vapore di zolfo, tossici, il terreno impregnato di composti chimici ostili a ogni forma di vita. Eppure, piano piano, qui sotto, la prima cintura di piante pioniere consolida queste lave, queste ceneri, questi lapilli incoerenti e prepara poi lo sviluppo di una vegetazione più complessa, più strutturata. Studiare l'avvicendarsi delle piante e degli animali su un territorio vulcanico dopo un'eruzione è un po' come studiare l'evoluzione della vita in una forma accelerata, ristretta, condensata. Perché in fondo in pochi secoli si vede quello che è stato il grande sforzo per conquistare il pianeta, in questo caso per conquistare questo territorio che è uscito dal ventre della Terra e che è sterile e che piano piano si colma di forme di vita. La ginestra è una delle poche piante in grado di crescere su terreni franosi. Le sue radici si spingono in profondità per ancorare l'arbusto al terreno, anche dove il suolo è più compatto e si presenta inciso da piccole forre scavate dalle poche e torrenziali piogge invernali. Sulla cresta del vulcano regna un silenzio irreale, rotto a tratti dal verso lontano di qualche uccello che canta molto più in basso. Se gli uomini non avessero avuto le capre, non avrebbero potuto abitare stabilmente le isole vulcaniche. Questi animali sono molto frugali, possono quasi fare a meno dell'acqua, la ricavano dalla rugiada che si deposita sulle piante la mattina presto, dal poco foraggio che riescono a trovare in questo ambiente così ostile. Producono poco latte, ovviamente, ma è molto nutriente. Non è un caso che per gli antichi greci fosse stata una capra ad allattare Zeus, il padre degli dei, una capra mediterranea, proprio come una di queste.
vivace e ricca è la vita selvatica a Lipari, l'isola più grande e più abitata dell'arcipelago. Le sue pendici sono rivestite da fitti arbusteti che si spingono fino alla riva del mare. Da Lipari si distingue la costa settentrionale della Sicilia, sulla quale si staglia la mole dell'Etna, coperta di neve. C'è sempre un pennacchio di vapore che segnala che il vulcano è attivo e sta semplicemente sonnecchiando in attesa di dare il via a una delle sue fragorose e spettacolari eruzioni. Sull'Etna c'è la neve d'inverno perché la sua vetta raggiunge i 3.350 metri di quota e, a dispetto delle emissioni vulcaniche, è stretta dalla morsa del gelo per molti mesi. Anche Vulcano e Stromboli potrebbero avere la cima coperta di neve perché sono alti più di 3.000 metri. Ma c'è un particolare non trascurabile. I primi 2.000 metri, pari ai due terzi della loro altezza, stanno sotto la superficie del mare. La principale differenza però non è legata all'evidente presenza della neve sulla cima dell'Etna, ma si verifica a livello biologico. Perché mentre Vulcano, Stromboli e gli altri vulcani delle isole Eolie sono circondati dal mare, l'Etna è circondato dalla terraferma. Molte piante e animali hanno quindi potuto colonizzarlo dopo le eruzioni, a partire dalle quote più basse. Hanno solo dovuto fare qualche piano di scale a piedi. Si è formata così una biocenosi complessa e ricca, che inizia con i cuscinetti di astragalo, una pianta armata di terribili spine che formano delle vere e proprie ciambelle protettive all'interno delle quali possono germogliare e svilupparsi alberi e arbusti. Conigli e capre non possono infatti raggiungere le foglioline più tenere e la stessa barriera di spine frena l'impeto del vento e crea un microclima umido favorevole alla crescita delle piante più grandi. Sulla lava, dopo alcuni decenni, cresce perfino una magnifica foresta di betulle, unica al mondo. Le betulle sono piante del Grande Nord, che qui trovano condizioni adatte al loro sviluppo grazie alle quote elevate che riproducono, nel cuore della Sicilia, le condizioni ambientali proprie dell'Europa centrale e settentrionale. Oggi l'Etna è un parco nazionale ricco di boschi in alto e di colture in basso, ma tutto è appeso a un filo di fumo. La prossima eruzione da una delle bocche intermedie cancellerà ogni forma di vita e tutto dovrà ricominciare da capo. Sembra che i piccoli uccelli siano pronti ad affrontare il territorio vergine sconvolto dalle colate di lava e assistono allo spettacolo grandioso senza smettere di difendere il proprio territorio, quasi volessero essere i primi ad occuparlo, appena sarà finito il cataclisma. Le eruzioni dell'Etna sono di tipo effusivo, accompagnate quindi dall'emissione di lava che scende in fiumi verso le quote più basse, colmando intere vallate.
la potenza sprigionata dal vulcano è inimmaginabile, superiore alla più potente delle bombe atomiche mai pensata dall'uomo. Solo che le esplosioni del vulcano non rilasciano radiazioni letali e la vita può tornare appena la roccia fusa si raffredda. Fra i primi a tornare sulle pendici del vulcano ci sono i piccoli uccelli, come il fringuello, la cincia allegra, che non hanno mai smesso di cantare. Le civette sono sorprese, forse anche un po' impaurite. E questa è una notte così particolare. Il vulcano ha deciso di fare veramente la sua grande prova. Si stringono, forse per farsi anche un po' di coraggio. Ogni volta l'eruzione riporta l'orologio della vita a zero e si riparte da capo, come avviene da sempre nelle Isole del Fuoco, anche se a Salina la quiete che si prolunga ormai da molti secoli ha permesso alla vegetazione di svilupparsi in modo più maturo sui fertili suoli vulcanici. Salina è l'isola più verde dell'arcipelago. Talmente verde che la vegetazione è così fitta che diventa veramente intricata, composta da piante della macchia mediterranea. La loro caratteristica è di essere prevalentemente sempreverdi, con le foglie coperte da una cuticola cerosa che le rende impermeabili, quindi riduce la perdita di acqua attraverso la traspirazione. Quindi queste piante fanno una grande economia di quella poca acqua che riescono a prendere con le radici. Grazie a questo rivestimento che funziona come un impermeabile al contrario, si sono formate le rigogliose macchie di salina, che d'estate risuonano dell'assordante frinire delle cicale. Le cicale sono fra i primi coloni delle isole vulcaniche. A differenza delle piccole coccinelle, hanno ali lunghe e sono in grado di volare sul mare aperto, mantenendo la rotta anche per parecchi chilometri. Le ninfe si sviluppano sottoterra, rimanendo sepolte vive anche per 7 anni, nutrendosi a spese della linfa delle radici. Dopo questo lungo periodo sottoterra, escono allo scoperto, lasciano il proprio guscio sui tronchi e sui rami e iniziano a cantare. Poche settimane sulla cima degli alberi, al sole dell'estate. Giusto il tempo per accoppiarsi e deporre le uova. Poi il loro ciclo vitale si completerà. Chi ha le ali è avvantaggiato. Farfalle e bombi sono presenti con numerose specie. Ma anche chi fa ragnatele ha trovato il modo di sorvolare per miglia e miglia il mare aperto. Alcune specie di ragni si lasciano trasportare dal vento utilizzando un filo di seta come paracadute. Forse sono arrivati così anche i progenitori dell'argiope lobata. Una volta raggiunta l'isola, se non si vuole viaggiare più, si può anche fare a meno delle ali. Il carabo morbilloso ha le ali atrofizzate. Secerne una sostanza disgustosa che lo mette al riparo dall'appetito delle lucertole, gli animali vertebrati più comuni delle isole eolie,
dove sono arrivate sicuramente non a nuoto. Le lucertole, infatti, non amano bagnarsi, soprattutto nell'acqua salata. Questi piccoli predatori sono in grado di sopravvivere in pochi metri quadrati di rocce battute dalle onde, sferzate dal vento e infuocate dal sole, ma non sopportano l'idea di finire in acqua. Ogni maschio difende un piccolo territorio dal quale allontana potenziali competitori e vi lascia vivere solo le femmine. La più bella fra le lucertole delle isole vulcaniche, nera come le rocce sulle quali corre, è la lucertola maltese, che si può trovare anche a Linosa. Si muove con agilità sui sassi che nelle ore calde raggiungono temperature di 60 gradi alla ricerca di qualsiasi cosa possa essere commestibile. Le sue uova sono deposte sotto la sabbia, nelle fessure fra le pietre. Gran parte degli uccelli che frequentano queste isole sono migratori, come l'upupa, e si fermano solo per poche ore durante i loro viaggi. Le boiane sono i predatori alati più grandi dell'arcipelago. Sono animali adattabili che danno la caccia a piccoli roditori, a conigli, a lucertole. Fra le pochissime altre specie sedentarie, oltre ai passeri, ci sono i cardellini. A vederli bene e ad ascoltare il canto con attenzione, sembrano un po' diversi dai loro parenti che vivono sulla terraferma, come se fossero sul punto di trasformarsi in una nuova specie. Come è avvenuto fra i passeri che sono presenti nell'isola di Vulcano, con una popolazione ben distinta dalle altre che vivono in Italia. I passeri sono fra gli abitanti più frequenti delle nostre città, anche dei piccoli centri urbani, come questo dell'isola di Vulcano. E sono animali molto interessanti perché assumono delle caratteristiche particolari a seconda delle zone dove si trovano a vivere, differenziandosi in popolazioni che poi diventano sottospecie distinte. In Italia ci sono due specie di passeri principali, il passero comune che si trova in tutta la penisola e il passero sardo che si trova anche in Sicilia, oltre che in Sardegna e anche in alcune zone del Mezzogiorno. Il passero comune ha una macchia nera sotto la gola e le guance bianche. Il passero sardo non solo ha le guance bianche e questa macchia nera, ma addirittura delle macchie nere sui fianchi. Il passero di Vulcano, quello che sto vedendo adesso, è distinto da tutti gli altri perché ha le guance grigie e un accenno di nero molto limitato sotto la gola. Beh, è un passero diverso dagli altri. È probabile che fra qualche millennio i passeri di Vulcano saranno completamente distinti dagli altri due, perché fra questi piccoli uccelli si sta ripetendo quanto è avvenuto su scala più ampia con i fringuelli di Darwin nelle isole Galapagos, cioè la nascita di specie diverse a partire da un unico progenitore sbarcato nelle isole. Il popolamento delle isole è frutto di un delicato equilibrio tra le specie che si insediano e quelle che si estinguono. L'uomo ha messo il suo carico non solo provocando o accelerando le estinzioni, ma anche portando animali e piante estranei. Per esempio, le tortore dal collare, uccelli molto legati all'uomo, che non potrebbero vivere in un habitat completamente naturale e proprio per questo prosperano fra case e giardini. Se il mare si agita, i collegamenti navali devono essere interrotti e poiché non vi sono aeroporti per aerei di linea, le isole Eolie per molti giorni tornano a essere isole nel mare. Le isole Eolie appartengono a un arco vulcanico del Tirreno meridionale che qui
supera i 3.000 metri di profondità. Ad alcune decine di metri sotto la superficie, le rocce laviche sono colonizzate da un fantastico insieme di gorgonie e di altri celenterati, popolati da molte forme di vita. Queste acque sono fra le più pescose del Mediterraneo per la fortunata combinazione della forte insolazione estiva e delle fredde correnti di risalita. Queste correnti marine che provengono dal Mediterraneo orientale scorrono infatti in profondità, sfiorando il fondale marino. Ma quando raggiungono i coni vulcanici delle Eolie, sono costrette a deviare verso l'alto. Diventano allora correnti di risalita, cioè upwelling, e portano in superficie i composti chimici del fondo marino che fertilizzano l'acqua e permettono il proliferare del plancton. Dal plancton inizia una ricca catena alimentare di cui profittano gli uomini e gli uccelli marini, in particolare le berte. Il mare mosso, quando il vento soffia a 40 nodi e obbliga i pescherecci a riparare sotto vento, diverte le berte. Per questi uccelli, le isole sono come una porta aerei dalla quale decollare per le missioni di caccia, o meglio, di pesca. Anche per parecchi giorni di seguito. E scelgono le ore più buie della notte per tornare a terra, per non correre il rischio di incontrare i gabbiani che potrebbero derubarle del cibo. E su questa scogliera, alle mie spalle, fanno il nido questi uccelli straordinari. In profondi cunicoli, incavitati queste rocce laviche, hanno deposto il loro grande uovo bianco e lo covano a turno, il maschio e la femmina. E poi nasce questo pulcino, un batuffolo di piumino, che resta per parecchi mesi in questo cunicolo sottoterra, aspettando l'arrivo dei genitori di notte con il cibo. E poi, quando è pronto per migrare, alla fine dell'estate, parte. Lascia il suo nido in mezzo alle rocce, si avventura in mare e inizia un viaggio straordinario, perché le berte attraversano il Mediterraneo occidentale, raggiungono Gibilterra, la superano, entrano nell'Oceano Atlantico e poi cominciano a scendere lungo le coste dell'Africa. E passano l'inverno in quelle zone che sono pescose, ricchissime di pesce e di cibo, e poi quando è primavera cominciano a tornare piano piano verso le nostre zone. In un piccolo scoglio inaccessibile vivono alcune coppie della versione mini di un albatros, gli uccelli delle tempeste. A dispetto delle piccole dimensioni, l'uccello delle tempeste è imparentato proprio con gli uccelli più grandi del mondo. Questo comprende animali giganteschi come l'albatro urlatore, con oltre 3 metri di apertura alare. Sono uccelli d'alto mare, per la precisione pelagici, e vengono a terra solo per riprodursi. Ma sempre a notte fonda, muovendosi con sicurezza nel buio più totale. Il loro leggero volo
è accompagnato da versi veramente singolari, che rimbalzando sugli ostacoli potrebbero avere lo scopo di guidare i loro movimenti. Un vero sistema di ecolocazione, come quello dei pipistrelli. È straordinaria la precisione con cui ciascun genitore ritrova nell'oscurità più completa il suo piccolo, guidato con ogni probabilità dal pigolio, distinto da individuo a individuo. Ecco, in una sequenza girata con la telecamera agli infrarossi, la delicata fase dell'imbeccata. Tutto avviene nel buio più completo. Finalmente, il piccolo trova il becco dell'adulto e il cibo può essere rigurgitato. Grazie agli anelli messi alle loro zampette, si è scoperto che gli uccelli delle tempeste tornano a costruire il nido esattamente nel luogo occupato nell'anno precedente e che possono vivere per oltre 20 anni. Gli ultimi ad arrivare nelle isole Eolie furono gli uomini, attratti da un prodotto straordinario dell'attività vulcanica, una pietra. Una pietra dalla consistenza vetrosa, nera, molto tagliente, che si poteva scheggiare e lavorare facilmente. Per ricavarne raschiatoi, coltelli, punte di freccia, strumenti per cacciare, combattere, lavorare. Ed era talmente preziosa e pregiata l'ossidiana delle isole Eolie che in tutto il bacino del Mediterraneo si svilupparono dei traffici già nel Neolitico per raggiungere queste isole e procurarsi questa pietra nera. Fra i prodotti più pregiati di Liperi ci sono il caolino, utilizzato per indurire la terracotta, e la pietra pomice, che ha sempre avuto un ruolo importante nelle costruzioni per la sua leggerezza. Molte isole italiane sono vulcani estinti. Si definiscono così i vulcani che da almeno 10.000 anni non hanno attività. Altri invece sono quiescenti. Sono quelli che sonnecchiano, che hanno un'attività minima. E poi ci sono delle isole vulcaniche che non sono isole vere e proprie dal punto di vista geografico, perché non sono circondate dal mare, ma sono comunque isole, perché sono circondate da una serie di ambienti inospitali per molte forme di vita. Per esempio il Vesuvio. Il Vesuvio è un'isola biogeografica ed ecologica. Questo cono vulcanico, alto circa 1200 metri, che domina la piana di Napoli e questo bellissimo golfo, probabilmente a suo tempo sarà stata una delle zone più belle del mondo, bene, questa grande altura vulcanica è un'isola a tutti gli effetti. Gli organismi animali e vegetali che abitano nella piana sottostante e che abitano nell'Appennino non hanno la possibilità di raggiungere la sommità del Vesuvio, perché sono in qualche modo bloccati da una barriera, anche di ambienti inadatti a loro, e allo stesso tempo le specie che vivono sul Vesuvio non hanno la possibilità di raggiungere le popolazioni sorelle, simili, che vivono più in basso, che vivono sull'Appennino, sempre per questa barriera ecologica rappresentata dagli ambienti inospitali. La vegetazione è caratteristica, una fascia di agricoltura in basso estremamente produttiva, ma poi sopra questi cordoni di lava che si fanno spazio in mezzo a una vegetazione stentata, colonizzati dalle ginestre, dagli ontani, dai pini frutto di rimboschimenti, e con questa
formazione pioniera di licheni che si arrampica proprio sulle lave più recenti. La più recente delle eruzioni risale addirittura al 1944, ancora nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Fu possibile per gli alleati fotografare e addirittura filmare questa spaventosa manifestazione di potenza del vulcano, piccola cosa rispetto a quella del 79 d.C. che cancellò Ercolano, Pompei e Stabia e segnò un passo importantissimo nella scienza anche dello studio dei vulcani, perché la vulcanologia è nata proprio nel Vesuvio, dove c'è un antichissimo e perfettamente funzionante osservatorio geofisico e dove ancora oggi viene monitorata 24 ore su 24 l'attività sismica e anche la composizione chimica dei gas che vengono da queste fumarole, che sono il segnale che il vulcano è ancora attivo, sta semplicemente sonnecchiando. Oggi il Vesuvio è un grande punto interrogativo, ma è anche un bellissimo parco nazionale, di piccole dimensioni, ma molto importante per la presenza di specie animali e vegetali che è difficile trovare altrove. Il falco pellegrino, il gheppio e naturalmente nei fitti boschi ci sono molte specie tipiche dell'ambiente forestale, soprattutto fra gli uccelli passeriformi e naturalmente anche fra gli insetti. Ci sono degli insetti xilofagi, mangiatori di legno, particolarmente interessanti, come i cervi volanti, come i cerambici, come il polifilla. Sono dei coleotteri di grosse dimensioni, potrebbero essere definiti un po' dei big della fauna entomologica europea in assoluto. Attratto dalle ricchezze delle isole vulcaniche, l'uomo è riuscito a colonizzarle e a insediarsi stabilmente in molte di esse, ma ancora oggi deve fare i conti con le limitazioni imposte da uno degli ambienti più difficili del pianeta. Una volta giunti nelle isole, gli uomini, se volevano restarci, dovevano coltivare la sabbia e la roccia vulcanica. Ma il problema principale era rappresentato dalla scarsità di acqua dolce. A Pantelleria c'è un intero lago, ma le sue acque, dall'aspetto invitante, in realtà sono un brodo benefico saturo di composti chimici. L'acqua a Pantelleria viene raccolta con la pioggia. Sfruttando i tetti a cupola che la convogliano in cisterne sotterranee. Da qui proviene buona parte della produzione italiana di capperi. E poi ci sono olivi, agrumi e viti, che crescono in piccoli spazi protetti da muri di pietra per difendere le piante dal vento e conservare l'umidità. La ricchezza di coltivazioni favorisce la presenza degli animali e Pantelleria è piena di colombi. Alcuni sono completamente selvatici e hanno il tipico piumaggio di color grigio con due bande nere sulle copritrici, che caratterizza la forma ancestrale della colomba livia. Altri sono semidomestici e hanno assunto i colori più disparati. Tutti nidificano nelle scogliere marine e soprattutto tutti sono preda del falco pellegrino. Bellissimo nel suo abito grigio-azzurro che si staglia sulle rocce, il falco sorveglia il mare che fronteggia la scogliera, in attesa di scorgere un battito d'ali, un movimento qualsiasi che segnali l'arrivo di una possibile preda.
suoi pulcini crescono nel profondo di una nicchia, accucciati su un tappeto di penne che appartengono agli uccelli migratori. E soprattutto ai colombi, catturati con eccezionale abilità dal più veloce fra i cacciatori dell'aria. Il primo fra i giovani falchi pellegrini ormai ha lasciato la nicchia nella quale è cresciuto con i suoi fratelli e comincia a spostarsi sulla cengia rocciosa. Assaggia le piante che crescono fra le rocce e cerca di liberarsi anche dai resti del piumino che ormai sono rimasti appena percepibili fra le penne, che sono ben cresciute. Fra poco comincerà anche a provare le ali, perché lo aspettano i primi voli. Non potrà restare nel territorio dei genitori, dovrà cercare una zona libera dove insediarsi, dove formare la propria famiglia, e se non riuscirà a trovare un tratto di scogliera abbastanza ampio e abbastanza lontano dalla casa dei genitori, dovrà addirittura attraversare il mare, spostarsi in un altro territorio alla ricerca di una zona adatta per la sua esistenza futura. Pantelleria è sulla rotta di migrazione che attraversa il canale di Sicilia. Le terrazze coltivate e la macchia che cresce nel cuore dell'isola offrono sempre qualche preda. E vale la pena di perlustrare anche le sponde del lago Specchio di Venere, che attirano gli uccelli acquatici. Stromboli è l'ultima isola dell'arco vulcanico delle Eolie ed è anche la più remota. Circondata da miglia di mare aperto, è stata raggiunta solo da una piccola frazione delle piante e degli animali che dimorano invece a Lipari o a Salina. Quello scoglio laggiù è Strombolicchio, a largo di Stromboli. Appena una pietra di lava che esce dal mare. Sopra c'è un fanale, nessun altro segno della presenza dell'uomo. Bene, quello scoglio è il Fort Apache delle lucertole delle isole Eolie, perché lì sono rimaste le Podarcis raffonei, una particolare forma di lucertola endemica di questa zona che è riuscita a sopravvivere lì perché solo lì non sono arrivate le lucertole moderne, quelle che vengono dal continente, quelle che vengono dalla Sicilia e che piano piano hanno fatto scomparire tutte le forme insulari endemiche. Quindi possiamo considerare Strombolicchio come un biorifugio per la fauna insulare. Stromboli, che sfiora i 1000 metri di quota, è un vulcano giovane. Ha appena 100.000 anni. È considerato il vulcano più attivo del Mediterraneo, perché le sue tre bocche sono in perenne attività esplosiva. Ogni 10-20 secondi si ripete un'esplosione, accompagnata dal lancio di massi, le bombe, che cadono lungo il ripido pendio che scende direttamente in mare. Il vulcano assume allora l'aspetto fantastico di un immenso e interminabile fuoco d'artificio, visibile da grande distanza. Da sempre un faro per i naviganti.
Quando torna la quiete, relativa, perché il vulcano non dorme mai, l'isola si scuote dallo stato di trance in cui era piombata durante l'ultima violenta eruzione e riprende a vivere, seguendo i ritmi lenti e pacati di sempre. Anche se oggi l'acqua arriva con le navi cisterna e i collegamenti sono frequenti, questa e le altre isole del vento continuano a restare ostaggio del mare e del fuoco della terra. Di poche cose si può essere certi, ma di sicuro questa eruzione non sarà l'ultima e la vita qui sarà sempre in salita.